Serve un cambio di destinazione d'uso alla cittadella della disabilità Villa Gioia, struttura inaugurata 6 anni fa ma mai aperta. Il caso oggi è finito sotto la lente di ingrandimento di Striscia la Notizia, il TG satirico di Canale 5, grazie al segretario confederale Will Mauro Nardella che si è messo in contatto con la redazione. Per aprire la struttura, che darebbe un posto di lavoro almeno a 25 figure professionali, nonché un futuro a una ventina di disabili, occorre una variante al piano regolatore, dal momento che la zona dove è collocata non ha una vocazione sociosanitaria. C'è l'impegno di presa in carico di questo problema, ora bisogna vedere come procedere in termini pratici, ha detto l'assessore comunale a sociale Pierino Fasciani. Un piccolissimo spiraglio si è aperto, come pure c'è l'impegno di siglare la convenzione con il centro diurno AIAS, associazione presieduta da Sante Ventresca, per il sostentamento a tutte le attività. Speriamo che sia di aiuto a ciò che si deve realizzare e che si deve fare, perché qui siamo da 2 anni senza un euro da parte del comune e lì la regione deve darci la convenzione per aprire. Per evitare questa gente che è cattiva, che non ci aiuta, noi poveri disabili che abbiamo bisogno di un sostegno morale e fisico. Speriamo che ora vada meglio. Sì, è vero, speriamo che vada meglio, che si migliorino le condizioni. Sono problemi che devono essere risolti con la volontà politica e l'intervento di Striscia la Notizia serve a spronare le istituzioni, ha concluso Nardella. Sul posto si è recato l'inviato Riccardo Trombetta per dar fiato alle ingiustizie.